Ciao! Terzo episodio di questa incredibile serie. Devo sottolineare una cosa, che per me è un record. Siamo arrivati al terzo episodio. Io tutte le serie che ho fatto di Pokémon sono durate due episodi. In questo episodio incredibile, fantastico, andremo ad affrontare il fantastico dominante di tipo roccia, che è talmente fantastico che non mi ricordo dove si trova. Devo far salire di livello Tati perché è di livello 12, no? Andiamo, esploriamo un po' la zona e poi... Che dici? Sì. Oppure andiamo diretti al nostro destino. Non so quanto è forte il nostro destino. Quindi affrontiamo questo allenatore che è formidabile. Vai. Allora, obiettivi per stasera. Battere il dominante, arrivare alla prossima città che è capopalestra tipo Coleottero. E se facciamo in tempo riusciamo pure ad affrontare lui. Magari facciamo due cose in uno. Tanto il dominante di tipo roccia si fa easy. Però fammi salvare, che adesso ho paura. Ogni passo che faccio. Ma perché c'è l'evoluzione di Lechonk? Ho trovato l'evoluzione di Lechonk a livello 20. Fra, è un Hai po' sbagliato troppo. zona, mi Sei sa. un Mi po' troppo forte. sa che hai sbagliato zona. Ma sa. Che cazzo sei andato a finire poi? E sto qua Un vicino. attimo. Un attimo e tolgo gli occhi del rosso, subito scappa. Oh. Per fortuna c'è una Pokébambola. Ma ci stanno i Pokémon evoluti in sta zona. Ma che è a pari di alga così a caso. Ah, qua c'è uno Skiddo, se ti serve. Gogot pure è buono, come Pokémon. Potrebbe essere una buona aggiunta con la squadra. Lo chiamerò Capra! Chiamalo Sgarbi. Oh, Atenna è un bel Pokémon. Telma? Atenna. Ah, ho capito Telma. Ho pensato al mago Telma. Mettete così tutti le mani! Tati, con quel martelletto la dice lunga. Vediamo se riusciamo ad arrivare qua sopra. No, ancora non ci abbiamo il salto prolungato. Per chi non lo sapesse, i dominanti in questo gioco, una volta sconfitti, potenziano praticamente la cavalcatura. Il nostro Coraidon sarà molto più utile e versatile. Comunque una cosa, volevo flexare in live, scusate, il mio pigiama di Spider-Man. Io voglio pensare qualcosa. Vai, fammi vedere che fa. Il mio pigiama fighe. Ma... Ti piace? Bellissimo! Dove l'hai comprato? L'ho comprato sul c'è un Da negozio. ancora! Basta! Tu mi fai bannare dalla vita! Non da YouTube! Dici tu di invitarmi in questa serie, quindi la responsabilità è Ho tua. capito! Ma santo Dio, datti un Sapevi i rischi. contegno! No, non li so i rischi! Adesso li sai, quindi d'ora in poi fai ti farei due calcoli prima di I invitarmi. calcoli renali, no? I calcoli! Ottimo acquisto, Tati. Mena come un fabbro. Perfetto. Allora, vedo anche il dominante lì. Credo sia lui, oppure un Pokémon appiccicato col Vinavil. Probabilmente la seconda. No, è il Ma dominante. guarda, io catturo anche Paniard. Sì, Avrà ho una natura di visto. merda? Scopriamolo subito, ragazzi. Dai. No! Ok! Incredibile. Neutro! Assurdo! Allora, adesso mi serve No, un sbagliato. soprannome per Ponyard. Beh, Pwnard, potresti chiamare Chef Tony, visto che ha a che fare con le spade, i coltelli. Questa cosa affetta di tutto. Lamiere. Mattoni, mia nonna. Comunque, a breve, non so quando, ma credo a breve, penso di fare il video sulla mia attrezzatura da streaming barra video e parlare soprattutto della Mirabox. Che sta facendo miracoli. Ok, io sono arrivato al dominante. Tu che vuoi fare? Io non lo so dove sta, sto cazzeggiando. Dove E sta il mettici il dominante? segnalino. Sono a capopalestra io praticamente. Madonna. Intanto che il dominante ci osserva, io faccio vedere anche il picnic. La prima volta che utilizziamo la funzione picnic, al terzo episodio, guardate che bello. Pac! Mamma Ecco mia, qua, puoi fare i picnic santissima. assieme ai tuoi Pokémon. Va bene, sostanzialmente possiamo fare i panini che ci servono per fare le uova, o aiutarci a fare le uova Pokémon, oppure aiutarci negli incontri per incontrare cromatici oppure Pokémon normali. Aumenta un determinato tipo di spawn in base al tipo di panino che uno fa. E accresce il legame con i nostri Pokémon. Si possono lavare, gli si può dare da mangiare appunto il panino, si può giocare. Ma dove stai? E sta là. Ma non siamo nella stessa lobby, scusami. Sì. Ma io non ti vedo, dove sei? Non mi dica che per far dominante bisogna stare in due cose separate. Eccolo, mi è apparso mo. E io comunque continuo a non vederti. Non Ho riesco a prendere neanche sbagliato. questa Pokéball. Andiamo a battere il dominante,
club car. Che ingresso. Che non posso usare. Ah, non posso scappare. Ma guarda. Direi che è l'ultimo dei tuoi problemi. Eh beh. Resisti Tati. Bravissima. Avrei dovuto mettere il Pokémon d'acqua effettivamente davanti. Però siccome gli voglio dare un po' di esperienza, io adesso mando al Macero Fluffy. Usa il revitalizzante su Tati, così prenderà pure un po' di esperienza. Ma come fa a essere più veloce, scusa? È paralizzato. Perfetto. Non scappa il vigliacco. Sì, vigliacco! Sì. Dove è andata l'icona del dominante? C'è rimasta l'icona di Facebook quando uno non c'è l'immagine. Sì, pure a me. Che polverone. E tu hai proprio un dominante, ce l'hai proprio davanti a te. Ma è enorme. Sì, comunque penso che ci riusciamo a fare anche la palestra. Ma dai, si mette male. Ma come si mette male? Ma abbiamo anche iniziato. Facciamo terra cristallizzazione, acqua getto. Vai, e finiamola qua. Ecco che si rimpicciolisce e diventa una sottiletta. Abbiamo preso in grande per il panino, adesso il nostro Coraidon potrà saltare più lungo. Comunque, la questline di Pepe a me mi è anche piaciuta. Spiega, perché? Perché Pepe deve raccogliere le spezie per guarire il suo cane, che poverino è malato dopo una lotta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sua madre è diventata un robot assassino. Bello, ci sta. Voto 3 su 100. Ah beh, allora sì, adesso mi dice. Oh, buono sto panino, si sente proprio che è di Gino Massari. Quindi ci ha messo del burro. Dal burro. Coraidon, appena sentito burro, subito è uscito. Possiamo sprintare. Beh, allora a sto punto salviamo. Sì, bravo. Prima cosa. Adesso, visto che abbiamo affrontato il dominante, io direi di andare almeno a provare ad andare a... La possiamo anche fare volendo, la palestra di Lostazones, ovvero Brassius. Andiamo a Lostazones e finiamo la zona, finiamo la palestra e poi possiamo chiudere l'episodio. Guarda, oddio mio, Gian Club, un attimo, Coraidon era senza di te, stava andando senza di te. vabbè, ribelle. Siamo arrivati. Vogliamo andare diretti in palestra? Che dici? Sì, io sto già dentro palestra. Ah, sta già in palestra, ok. Ci credi che i giochi su Game Boy Advance giravano meglio? Non avevano quality frame. No, questa è la sfida più brutta. Ci sono tutte quasi brutte, eh. Ma anche il NES aveva quality frame ed era più veloce. Vero, i giochi... Ma il NES già sono troppo avanzati, no? Il Nintendo, l'Advance, il Nintendo 64, il NES, troppo avanzate. I giochi per Commodore 64 non avevano dati di frame. Questo ce li ha. Ma non è che ha un calo di frame e dici vabbè, ci può anche stare, no? Quasi impercettibile. No, questo è costante. Praticamente non giochi, guardi un album di fotografie. Vorrei sapere chi ha reputato... Ma è geniale questa idea di mettere più Sunflora in un gioco che già lagga di suo. Io sono stato io a Game Freak e ho detto guarda, metti più roba possibile perché sta console devi far scioglie. Digimon tutta la vita. Ma guarda, allora, a me sono sempre piaciuti tutte e due. Certo, ovviamente ti dico Pokémon perché ci ho giocato di più, e più ricordi legati ai Pokémon di vecchi, comunque di vecchie generazioni. Però anche Digimon comunque non erano male, eh. Io sono uno di quelli che non li disprezzava, anzi. Lotta contro Brassius, grande, mio zio. Petilil. Che palle, mossa a merda, deve recuperare tutta la vita. Ok, guarda che... Oh, non rimane mai paralizzato, comunque. Sto Petilil di merda. Ah, beh. Sudovudo, ok. Tanto poi cristallizza, diventa di tipo erba. Grande Brassius. Tiè, Sudovudo di merda. Però le ossa di Pokémon rimangono sempre ottime. Peccato che il gioco non ci sta dietro.
Incredibile, stasera abbiamo il record di cose fatte nel gioco comunque. Deve essere quella di cui parla tanto, giusto? Sono io in persona, chi mi cerca? Oranzio. Mazza, è un maglioncino definito. Ah, ecco dove sono andato a finire tutte le texture del gioco. C'era sul maglione questo tizio. Stava antipatico alla mamma. E poi Oranzio. Eh sì. L'applauso a Tati che ci ha carriato alla palestra. Alla grande. Ora voglio la lore di Oranzio. Oranzio è nato in una piccola città in provincia dell'Aquila. La madre faceva la cameriera. E rimase incinta di uno che non poteva permettersi di pagare il pranzo. Pagò in natura e purtroppo nacque, dopo 9 mesi nacque Oranzio. La mamma non lo voleva, siccome questo bambino era pure terribile perché era bassissimo, però con i capelli lunghissimi. La mamma non lo voleva, gli faceva schifo, ha detto: siccome mi fai cacare e non ti riconoscerò mai come mio figlio, ti chiamerò Oranzio e poi sarà un problema tuo di quando sarai adulto, di quando ti dovrai presentare alle altre persone. Lui, preso dalla rabbia e dal senso di colpa nei confronti del mondo, decise di diventare Super 4 della Lega Pokémon di Paldea. Sì. Ma è Terribile. Che terribile. cazzo. È la lore, di Oranzio. Non te lo spiegano nel gioco perché, essendo un gioco per bambini, tagliano tutta questa parte e ti fanno sembrare Oranzio un nome bello e anche lui una persona bella, ma lui in realtà, in sotto sotto, è uno stronzo terribile. Va bene, dopo la lore di Oranzio, direi che possiamo fermarci qui. Grazie mille per aver visto questo video. Mi raccomando, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e live. E al prossimo video.